che l'Inter arriva al derby con il Milan nelle condizioni psicologiche e tecniche e tattiche migliori. È un'Inter assolutamente ritrovata contro una squadra vera, perché il Parma ha provato a giocare ed è rimasto sempre ben ordinato, ben quadrato, ben messo in campo, ma ha dovuto subire la forza, l'imponenza di una squadra assolutamente più forte e motivata. Una squadra che ha ritrovato tutti quanti i suoi uomini migliori, la difesa, 3 su 4 sono i componenti, la difesa che ha vinto tutto, il centrocampo, e quel centrocampo lì, quello del triplete con Zanetti, con Thiago Motta, con Cambiasso, e l'attacco soprattutto, l'attacco con Milito, che è tornato a fare il Milito, ha dato forza, coraggio, determinazione, continuità, ha acceso la luce, l'ha tenuta accesa per tutto il tempo. Alvarez, il giocatore che questa sera ha fatto vedere che l'Inter può fare a meno di Sneijder, affermazione che fino a qualche tempo fa sembrava, poteva sembrare assolutamente peregrina, ingiusta, insomma sicuramente blasfema, blasfema addirittura. Bene, questa Inter è una signora squadra di calcio, è la signora squadra di calcio che non si vedeva più, si è rivista questa sera in una partita importante, la partita che apre il 2012, la partita che prelude al derby. Il Milan è ancora lontano, ricordiamolo, molto molto lontano, ma magari la settimana prossima, chissà, potrebbe dire qualcosa di importante per il campionato.